respira, ritorna su, è bello come se fosse chi tu cura, e va alla chiesa, fosse crutte fonte sotto, c'è un mariazzo picco sposa che non trova tutti su vola, e bello mio numero, ma ti vado su, so cammari, tu pozzo sito, amore, 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 che le figli che sono amore, domani va a lavorare, lavora alla tua. Qual è il miracolo, la magia del ricordo e della presenza non soltanto di architetture, non soltanto di opere d'arte, ma di scritti, di dichiarazioni, di commedie, eccetera, nella storia del mondo. E guarda caso, quando parti, e parti dai greci. E voi qui siete un paese che è stato fondato dai greci. C'era sì delle persone che ci abitavano, dei contadini, delle gente fortunata che viveva, i pescatori e i pastori, ma la civiltà, nel senso della collettività, è stata portata dai greci. Ebbene, i greci intorno, non tutti sono arrivati a noi, ci sono delle città greche importanti allora, quando nel IV secolo, nel V secolo, che sono completamente Sparta. Sparta è sparita ed era la più, è stata la padrona della Grecia, e anche qui ci sono state delle battaglie, delle situazioni, dei paesi che sono nati grazie a Sparta. Ma perché? Perché Sparta è sparito? Che cosa c'era di dietro che non la teneva in piedi? Non avevano la cultura, e ancora peggio, non avevano la democrazia. Democrazia, cultura, il sapere faceva in modo che a Sparta, ma mancanza di questo, non ci fossero monumenti, non c'erano teatri, non c'è una commedia che sia mai stata scritta a Sparta per il popolo di Sparta. Ad Atene ce ne sono migliaia, e così a Corinto, e così e anche qui da voi è nato un teatro comico grottesco straordinario, importante, che è stata la base di tutto il teatro di tutti i tempi. Ma guarda caso, c'era dentro il discorso della collettività. A vedere il teatro greco qui c'erano 4.000 persone, un po' più giù si arrivava a 6.000, in tutta l'Italia ci sono ancora dei teatri greci che sono trasformati dai romani e vi dicendo, dove si arriva a 15.000 persone a vedersi lo spettacolo. Ebbene, questa presenza della collettività dentro l'arte, dentro anche la politica, perché dentro il teatro si faceva politica, ma con invenzione, con fantasia, con ironia, con grottesco, cioè reinventando, non soltanto dando i termini meccanici uno dietro l'altro, come si fa con i collezionisti di cose strane. Ritorna su, è bello come se fosse chi tu cura, e va alla chiesa, fosse crutte fonte sotto, c'è un mariazzo picco sposa che non trova tutti su vola, e bello mio numero, ma ti vado su, so cammari, tu pozzo sito, amore, 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 che le figli che sono amore, domani va a lavorare, lavora.